Luca, ti saresti immaginato che 12 anni fa ci saremmo ritrovati oggi a cucinare insieme? Onestamente no, ma com'è nata? L'idea nasce da questa mia passione per la campagna, per i vini, e quindi prima abbiamo fatto lo slogan, che era campagna e benessere. Quindi a livello di campagna abbiamo cominciato il progetto vino col nostro enologo attuale, che è Hartmann Donato Tesino. Poi con tua zia, l'architetto Caravaggi, abbiamo cominciato a pensare ad una struttura alberghiera, abbiamo cominciato a pensare al benessere, e quindi è nato Rocco Fiore. E quindi con Hartmann hai iniziato da subito la progettazione della cantina, dei vigneti, la conversione all'agricoltura biologica, oppure è stata... Con Hartmann abbiamo iniziato immediatamente, appena che ci siamo conosciuti abbiamo allacciato questo rapporto, questo feeling, diciamo, personale, e abbiamo iniziato il progetto del vino Roccafiore, quindi con le vigne a gradoni, con il sistema quindi biologico, i vitigni autoctoni, quindi il Grechetto, il Sangiovese, i vini autoctoni soprattutto, perché essendo quando ho conosciuto Hartmann ho bevuto per la prima volta i vini altatesini, e mi è piaciuta moltissimo la Schiava, che è un vino molto semplice, un vino di gran beva. Però poi qui abbiamo fatto dei vini importanti, perché c'è il Sagrantino, c'è il Grechetto, il Fiore, esatto. È un vino importante. E tra i vini autoctoni, logicamente, avendo anche il Grechetto di Todi, che era un vino che fino all'epoca non è che mi entusiasmava, però il buon Hartmann è riuscito a, tramite passaggi in botte grande, tramite una lavorazione forse più caratteristica, più mirata in vigna, ci ha messo la sua impronta, è venuto un ottimo bianco. E quindi una regione come l'Umbria, io sto mettendo dei pomodorini, tu che metti? Ah, metti la cipolla. Non esagerare, però. Non esagerare, la pasta tienila pronta. E quindi ecco, è nato questo progetto proprio per la passione che abbiamo per la campagna, per i vini, e ci siamo ritrovati nel 2012, oggi, in Roccafiore. Bene. Che devo dire che è una realtà... Basta secondo te questa? Sì. Allora, puoi mettere. Quindi una realtà Roccafiore che è importante nella nostra... Soprattutto è importante per la nostra vita, per la nostra passione. Poi non te l'ho detto mai, ma lo sai perché ho scelto questo territorio? A parte per la bellezza delle colline intorno a Tori, lo skyline di Tori. Perché quando ho acquistato questa azienda, venne una mattina qua, e mi ha dato tanta serenità. Allora dico, se la dà a me, la dà anche ai nostri clienti. Poi il progetto è cresciuto da solo, tu lo sai, abbiamo iniziato con le vigne. Beh, poi il territorio di Todi ci ha aiutato, perché sono zone molto vocate alla viticoltura. C'è un'interazione ottima tra il clima, il terreno, e la nostra scelta dell'agricoltura biologica è stata anche giustamente aiutata da quelli che sono i fattori climatici e territoriali che ci permettono di produrre degli ottimi vini, per non parlare poi delle persone che abbiamo scelto, perché le persone che abbiamo scelto sono quelle che poi danno il senso e il sapore al vino. Pensa a Christian, una persona autentica, una persona che è nata e cresciuta in queste terre, e quindi ecco poi quelli che sono gli ingredienti per fare dei grandi vini, non solo un grande enologo e delle grandi scelte, ma anche il fatto di avere un'ottima terra e delle ottime persone che ci mettono il proprio sudore e le proprie fatiche. Il discorso delle risorse umane è sempre importante quando si parla di lavoro, di progetti, perché ci hanno aiutato molto anche tutte le esperienze dei contadini qui vicino a noi. Certo. Io non ne sapevo niente d'agricoltura, però mi hanno appassionato tanto che siamo diventati anche bravini come agricoltori. E poi lo sai, una cosa importante, in questo progetto, noi come azienda abbiamo iniziato 5 anni fa abbiamo iniziato un progetto di energie rinnovabili,
Abbiamo cominciato a guardarci intorno sui fotovoltaici, abbiamo cominciato a guardare sulle energie rinnovabili. E tra di me dico, ma perché non lo facciamo anche Roccafiore? Vediamo un attimino, questa, si parla tanto di sostenibilità, facciamo la sostenibilità vera. E allora abbiamo creato questo impianto fotovoltaico che è praticamente autoproduzione. Tutta l'energia elettrica che noi produciamo dall'impianto l'assorbiamo noi, Roccafiore, ristorante, albergo e Cantina. cantina. Poi, non abbia, avendo fatto anche tutte le vigne a gradoni, non abbiamo mai avuto bisogno, e questo è il grande vantaggio, l'espressione di questo territorio, non c'è stato mai bisogno di utilizzare acqua, quindi non abbiamo mai avuto bisogno di annaffiare le nostre piante. Per non parlare poi della tua ultima idea, che è quella di mandare trattori con i biocarburanti. Sì, questa è una mia vecchia passione. Noi nel 2004 siamo stata la prima azienda in Italia che abbiamo commercializzato biodiesel, quindi abbiamo fatto un'azienda sostenibile. Però qualche altra idea su questo discorso della sostenibilità ce l'avrei. Mi piacerebbe creare una mobilità sia interna che esterna con delle macchine alimentate a energia elettrica. E Ottima idea, ottima idea. E la porteremo la avanti. faremo, E e la la faremo. faremo. Non ultimo in questo progetto, la cosa più importante forse la state facendo voi giovani, in particolare tu che stai portando in giro per il mondo le bottiglie del marchio Roccafiore. Beh, in effetti qualche soddisfazione ce la siamo tolta perché in pochi anni abbiamo fatto veramente delle belle cose, perché se ci pensi stiamo portando il nome di Todi in giro per il mondo. Il nostro vino lo stanno bevendo in tanti. Abbiamo vinto anche qualche bel premio perché l'anno scorso avevamo il fior fiore su Los Angeles Times, quindi possiamo dire di aver contribuito veramente al successo non solo di Roccafiore, ma anche del territorio. Non esagerare troppo col bebè, eh. Che dici, adesso mangiamo? Beh, penso che sia arrivata l'ora, eh. Bene.